Giorgia Meloni, come sta andando questo tour in giro per l'Italia? Oggi si è portata in Veneto. Grande entusiasmo raccogliamo su tutto il territorio nazionale, chiaramente è un po' stancante perché stiamo cercando di raggiungere tutte le province italiane, però ovunque andiamo tanta gente che riscopre voglia di fare politica, la voglia di partecipare dal basso a un'iniziativa che possa restituire la centralità e il diritto di scelta agli italiani, che crede e vuole credere in un movimento come Fratelli d'Italia che seleziona i suoi candidati su criteri di merito, sulla base del lavoro che hanno fatto sul territorio, sul meccanismo della partecipazione, sull'onestà, e quindi siamo molto contenti di come sta andando. Visto che siamo a Padova, non possiamo parlare dell'Anton Veneta e del Monte dei Paschi. Penso che racconti di un sistema totalmente sballato, penso che sia una grande fotografia di quello che è accaduto in questo anno, in cui sempre di più si è tolto le famiglie per dare ai potenti, la sinistra coincidenza per cui 3 miliardi e 900 milioni di euro che sono serviti per tentare il salvataggio di Monte Paschi sono molto simili ai 3 miliardi e 8 che sono entrati con l'IMU sulla prima casa che abbiamo tolto agli italiani, e non è l'unico caso. Penso che vada ripensato interamente il sistema, penso che la commistione tra sistema del credito e clientele politiche abbia ulteriormente peggiorato la situazione. Penso che dal Partito Democratico fino ad arrivare a Banca Italia tutti quanti debbano avere il coraggio di prendersi le loro responsabilità. Quali sono le politiche per i giovani che Fratelli d'Italia stanno pensando? Ma sicuramente, partendo dal tema dei non garantiti, la necessità di riequilibrare i diritti tra le generazioni, costruire un unico sistema di ammortizzazione sociale per tutti i lavoratori, non far pagare la flessibilità solamente alle giovani generazioni, penso che ci vogliano iniziative capaci di rafforzare l'attività imprenditoriale delle giovani generazioni. Qualcosa aveva fatto di importante il precedente governo, il governo di centrodestra, molto di più ancora si può fare. Penso che ci vogliano iniziative di sostegno per le giovani coppie, per aiutare chi vuole mettere al mondo un bambino, quei ragazzi autenticamente rivoluzionari che scelgono la strada del matrimonio, della famiglia, della genitorialità in un'epoca vigliacca e avara come questa, e quindi le iniziative sul credito, le iniziative sulla defiscalizzazione della natalità sono tra le nostre priorità. Cosa pensi che farà Berlusconi? Che ne so, chiedilo a Berlusconi, non lo so che cosa farà Berlusconi, sta facendo la campagna elettorale per ora. Sei convinta che sia la campagna elettorale migliore per lui questa? Beh, è sicuramente una campagna elettorale nella quale sta dimostrando di essere un combattente, ma insomma io competo con Berlusconi, quindi... Pronostici Monti e Grillo, come li vedi? Beh, Monti lo vedo molto male, mi pare che questo suo continuo tentare di ammiccare un po' a destra, un po' a sinistra, racconti della consapevolezza di non essere molto simpatico al popolo italiano. Gli italiani hanno capito, diciamo, che Monti ha completamente toppato le risposte che andavano date all'Italia. E di Grillo credo che vada verso un ridimensionamento, credo che gli italiani stiano capendo anche lì un po' la contraddizione di un movimento che nasceva per valorizzare la democrazia orizzontale della rete e si è finito per configurare come la più grande monarchia mai esistita nella politica italiana.